Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di The Lion Song. Allora, dobbiamo andare a Radius. Siamo vestiti come Emil, perché lo vediamo da qui, questa è Emma. E andiamo a Radius. Buongiorno, salve, sono qui per andare a Radius. Nello scorso episodio abbiamo trovato Franz Market, che ci ha fatto il ritratto. Quindi lo scorso episodio, quindi l'episodio 2, si sta intersecando con questo. Che bello. Bene. Cough. Lavagna. Niente di nuovo da risolvere. C'è Roach. Dove sono tutti? Non qui. Ma dai. Sai quando arriveranno gli altri membri? Più tardi. Nenner sta facendo lezione. Dovrebbe arrivare a breve. E il Rich in biblioteca? Sta studiando. Nick e Wurm sono sempre in ritardo. Non so dove sia Zaller. Beh, il suo campo è la teoria dei numeri, no? Esatto. Vorrei la sua opinione sugli ultimi sviluppi della mia ricerca. Credo che ogni cambiamento abbia uno stato d'origine e di destinazione. Corrisponde alle funzioni dell'analisi complessa. Origine. Più cambiamento. Uguale destinazione. È sulla buona strada. Per qualcosa di profondo, continui. Grazie, Roach. Tornerò un altro momento. Goff. A presto. Direi di andare a fare una passeggiata. Allora. Uscita. Se io provo ad andare in bagno? I gabinetti. Preferisco usare quelli di casa. Usare questo potrebbe essere imbarazzante. Sì? Vedi il caffè? No, grazie. Beh, troppo caffè causa una piantagione di problemi. Ugh. Andiamo un po'. Fiu, l'età media qui dentro. Uscita dal caffè. Proviamo ad andare. Devo impiegare il tempo all'arrivo dei membri Gradius. Andiamo in biblioteca. Mi scusi? Mi domandavo. Shell! Che sorpresa! Oh! Salve, Elrich. Ah, sono venuto qui per ottenere un vantaggio per il prossimo problema, ma mi ha battuto di nuovo. Sei sempre a sonnecchiare, credevo non le importasse. Certo che mi importa, mi sono assopito un attimo, riflettendo sulla soluzione del problema. A me sveglio il problema era risolto, e lei era tutto trionfo. Come fa? Beh, il cambiamento è avvenuto mentre dormiva. È mancata l'osservazione del tempo e il cambiamento le è parso immediato. Beh, sì, ma ha ragione. Se fosse stato sveglio mentre risolvevo il problema, avrei assistito al cambiamento. Esatto. Mi ha dato qualcosa su cui riflettere. Ci vediamo dopo a Radius, è vero? In futuro potete parlare a bassa voce. Recknickez non segue mai il mio metodo. Mi scusi? Sai che c'è? Come sta oggi? Bene, ma la mia collega vorrei che non scombinasse sempre il mio metodo. Che negligenza. Posso aiutarla? Non credo, a meno che non capisca come funziona il mio metodo. Sembra casuale. Non è casuale. Aumenti i numeri a 6, poi conti di nuovo da 0. Cosa? Forza, so che è giusto. Davvero? Santo cielo!
È molto più sensato, grazie a Shell. Di nulla, Ugo. Ma come... Beh, non importa. Buona giornata, Shell. Altrettanto. Vediamo poi se posso... Mi chiedeva se avesse il libro... Trigonometria avanzata. Mi spiace, quello non l'abbiamo. È complicato. Nient'altro? Avete qualcosa di io riguardo... Carl, vuoi... Lo cerco subito. Ho varie opere su di lui e di lui. Quella più richiesta in prestito è Teoria delle funzioni di Abel. Di cosa si tratta? Beh, non sono un esperto in matematica, ma pare riguardare alcune funzioni analitiche. Interessante, magari lo prendo un'altra volta. Certamente. Le sue opere hai menzionato una sua studentessa? Un momento. Inaspettatamente sì, una certa Sofia Kovalevskaya. Nient'altro? Dammi un'occhiata. Buona giornata. Devo controllare il radius. Emma si è lasciata sfuggire il nome del bibliotecario, cazzo. Ha un cambiamento a un inizio e una fine. E se non vedessi la fine? Vai. Speriamo che questo non implichi qualcosa. Buongiorno. Sono passato 2 minuti fa, mi dai il buongiorno. Va bene. Intelligentissimo lei. Radius. No, è sbagliato. Ah, Shell. Non è ancora finito. Zale è di nuovo all'ospedale. La povera sorella. Sta bene? Non si preoccupi per la tosse. È solo il fumo. Shell? Emil, mi spiace. La sua teoria... è fuori dalla mia portata. Sto annegando le sue variabili. Mi perdoni, caro amico. Grazie per aver dedicato del tempo. Ai fogli che le ho dato. Ora, non si arrabbi. Le ho dato a Zahler. È la sua migliore chance. Non ho notato il modo in cui mi studia ora. Quanti di loro lo fanno? Osservando ogni mia mossa, vogliono vedermi inciampare. Sono certo che non si sbaglia. Vorrei che parlasse alla mia classe. Io? Di cosa potrei parlare? Di matematica. Non mi aspettare di certo una spiegazione su come curare o nutrire un cavallo lipizzato. Beh, lo farà? Lascia che ci pensi. Non posso né essere spiacente. Sì, amico mio. Per lei mi umilierò davanti ai suoi studenti. Magnifico. Ci accorderemo su una data. Proviamo a riparlare con Nenner. Grazie ancora, Shell. Ma certo, Nenner. No, no, no! Pazzo di un serbo! Non vede che l'equazione è finita? È lei a non vedere tutte le variabili ancora insolute? Signori, perché non chiedete a Emil? Di certo metterà fine al disaccordo con un singolo tratto di gesso. E dove sarebbe il divertimento? Esatto. Accidenti, ora sono d'accordo. Hanno entrambi ragione. Eccoci, li siamo. All'inizio può essere risolta, ma con il tempo verrà conclusa. Ecco qua. Shell? Cosa? Spiacente, non posso fermarmi ora. Vediamo un po' cosa tira fuori la nostra Emma. Devo togliermi questi vestiti scomodi. Lavagna. Nick e Wurm discutevano. Se il risultato dell'equazione fosse già stato trovato o no. In un arco di tempo un cambiamento può... collassare?
No. Beh, sì, ma in un arco di tempo un cambiamento può. Essere continuo. Nel periodo di osservazione il cambiamento può essere finito o continuo. Sì. La foglia non smetterà di cadere solo perché io smetto di guardarla. Ma poi dove porterà il cambiamento? Nicole, io so che può sembrare strano. Sì, recentemente ho visto un signore entrare nel tuo appartamento. Spesso. Pensavo che avessi una relazione con un uomo incredibilmente attraente. Non capivo perché me lo presentassi. Sarebbe stato difficile. Quello è di sicuro. Nicole, dammi un attimo per cambiarmi. Poi proverò a spiegare. Ah. Non giocate a vestirmi. Lei non è Emma? Come vuole che la chiami allora? Sono sempre Emma. Ma sono anche qualcosa di più. Ci sono. La chiamerò Emma. Così va bene per entrambi. Emma? Mi piace. Vorrei tanto tornare a vivere con lo zio Leos. Ci abbiamo provato, mi ha impegnato con la locanda. Sono certa che sarebbe felice di ospitarti, se fosse possibile. Lo so, magari più in là. Giusto? Dove sono i tuoi genitori? A New York. Nicole, capisci perché a volte mi vesto da uomo? Credo di sì, non lo dirò a nessuno. Anche lei non può fare quello che vuole. Non può essere se stessa. O chi si sente di essere. Non dovrebbe importare se si ha un sogno, tutti sognano. Tutti dovrebbero poter provare a realizzare i propri sogni. Guarda il piccolo Gustav. Gustav significa guerriero. Chissà se sogna di diventare un soldato. Può farlo se vuole. No, a me ha detto che sogna tanti dolciumi. Perché solo gli uomini combattono? Non lo so. Chiunque sia, si sia mai scontrato con Frogcruz, non vorrebbe incontrarla sul campo di battaglia. Ecco la signora Dorf. Lei studia musica. Scommetto che sogna di suonare in una grande sala da concerti. Ha un talento che alle donne è concesso avere. Sai che solo un uomo può essere il primo violino di un'orchestra? Credo che dovremmo avere tanti sogni e tutti dovrebbero avverarsi. Sarebbe magnifico. No? Che c'è? Che faccia strana? Ciò che diventiamo non deve essere per forza solo un sogno. Hai ragione. In un cambiamento, bontà divina, in un cambiamento la destinazione può essere una serie di strati. Nicole, sei grandiosa. Nicole, dove è finita? È ora della lezione di cucito! Cucito, bleh! Questa è una delle più grandi frasi. È una delle frasi più belle e significative di questo gioco. Anche per il fatto dell'epoca, perché questo gioco è ambientato nei tempi tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi siamo quasi alla seconda guerra mondiale. Come si capirà anche dal prossimo episodio, dal quarto capitolo del gioco, siamo quasi in seconda guerra mondiale, quindi la mentalità è molto più chiusa di adesso, come non lo è ancora, dove le donne non possono essere professori di matematica. Infatti
Lei vuole il cambiamento. Il cambiamento, appunto. Stiamo studiando il cambiamento di ciò che vuole anche lei. Questa è una dei giochi più è una delle più belle citazioni del mondo, secondo me. Emma, l'hai appena visto, perfettamente formato. Ricorda, lo stato finale può essere. Lo stato finale d'osservazione può essere una serie di stati. Ma certo! Se distolgo lo sguardo da una foglia che cade, potrebbe atterrare, sì, ma potrebbe essere sollevata dal vento o disintegrarsi. Non è molto probabile, temo. Oh, Emma, ci sei quasi! Ci sei quasi! Nel frattempo, cara, mi serve il tuo aiuto. Consigliami di nuovo, sorella. Fin da bambino ho sempre contato su di te. Non posso smettere ora. Quello strano berlinese che abbiamo ammesso nel Radius mi tormenta. Ormai è qui da settimane e non dà segni di volersene andare. E invece deve. È un cancro che divora il nostro gruppo. I colleghi non lo sopportano. Ogni volta che risolve il problema della settimana, gli leggo negli occhi il suo disprezzo per noi. E ora questo. Questo. Nenner mi ha passato alla ricerca di Shell. Dopotutto è il mio campo. Ma Shell non mi chiederebbe mai aiuto. No. Tranquilla, cara. Capisco dove vuole arrivare. Ed è un vicolo cieco. Potrei aiutarlo, ma sono esitante. Perché? Perché? Perché mi fa paura? Santo, sento che la dimostrerà. Non ci è ancora arrivato. Ma un giorno, in un futuro non troppo lontano, potrebbe oscurare tutto il mio lavoro. Non posso permetterlo, giusto? No, hai ragione come sempre, non posso. Farò appello al suo senso di giustizia. Potrei convincerlo ad abbandonare questo tipo di ricerca? E tornare a Berlino. Altrimenti dovrò difendermi. Lo capisci, vero? Tuo fratello Gernot deve difendere il suo onore. L'onore di famiglia. Andrò da lui. L'indirizzo è sulle carte che mi ha dato Nenner. Andrò. Ci parlerò. E se rifiuta di sentire ragione? Allora, beh, lo distruggerò. Il mattino dopo. Quelle rape sono freschissime. Non ho mai saputo cucinare le rape. Sembrano legno. Ah, lei cucina? Curioso. Io. C'è un trucco, sa? Bisogna farle bollire per circa 40 minuti, a seconda della grandezza. E lasciarle lì. Così si ammorbidiscono. Ma non è ancora finita. Se non fa attenzione, perderanno il loro sapore. Un altro motivo per evitarle. Non bollire, ma arrostire. Taglio le rape a cubetti e le faccio arrostire. Altrettanto, ma c'è un passaggio ulteriore. Saltando le rape non saranno comunque buone. Non sono convinto. Aspetti, mi dia retta. Quando i cubetti sono morbidi e dorati, li condisco con dell'aceto di mele e del prezzemolo. L'aceto è fondamentale per preservarle e velocizzarle il sapore. Non ho tempo per il passaggio ulteriore. Sembra volerci un'eternità.
Sembra... Aspetti. Per mantenere il sapore è richiesto un cambiamento ulteriore. Ora ho capito. Vuole comprarne una? Una? Ne compro due, tre... No, una dozzina. Fa troppo caldo qui per questi vestiti. Va bene. Direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Perché siamo già a 22 minuti. A 21, 22, non lo so. Lasciatemi un piace, un commento se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdervi nessun video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.